Volevano vincere, volevano vincere e l'hanno presa nel culo, e l'hanno presa nel culo, e l'hanno presa nel culo. Volevano vincere, volevano vincere. Mamma, 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 che prestazione di Galassi! Prima doppietta in bianco azzurro e anche tra i professionisti, quindi godo il doppio, capito? Non posso, raga, soffrire fino al 96esimo. È incredibile, non lo so, bellissimo, stupendo. Datevi tutti gli aggettivi, le caratteristiche che volete, raga, però nel secondo tempo c'è stato un dominio totale del Brescia. Brescia che però ha sofferto molto, giustamente, anche negli ultimi 20 minuti, ma questi sono 3 punti che fanno molto, molto male al Cosenza, che deve cercare di rimanere nella zona salvezza, e per il Brescia che deve andare in zona playoff. Ci siamo ancora rimasti. Il Pisa ha rimontato il Palermo 4-3. La Reggiana adesso devo ancora vedere quanto ha fatto, però prima ho visto che stava vincendo 3-2, non so come ha fatto a rimontare, ma l'ha rimontata. Dite tutto quello che volete, ma Dimitri Bisoli oggi ha vinto lui questa partita, l'abbiamo vinta anche grazie a lui, perché non so la coincidenza, non so se è il destino, che proprio i due marcatori di Brescia Cosenza 1-1 dell'1 giugno, Meroni colpisce di testa la palla e stavolta non entra in porta perché c'è un certo Dimitri Bisoli, un grandissimo giocatore, un grandissimo capitano, a prendere quella palla con Lezzerini che oggi sarà per l'infortunio, sarà per la stanchezza. C'erano 30 gradi a Cosenza, che mamma mia, deve ancora iniziare l'estate, quindi non lo so. Ha fatto, sincero, schifo. Non ha preso una palla. Il gol di Crespi, allora, si poteva almeno lanciare, però non so quanto l'avrebbe potuta prendere, però ragazzi, da dire che però era un bel gol, quindi non posso dire niente. Però che bella prestazione di Bertagnoli. Mi è piaciuto molto oggi, quando è entrato nel secondo tempo. Sì, è entrato nel secondo tempo. Che gol, ragazzi, si è mangiato. Si è mangiato un gol facile, però va bene. L'importante è che abbiamo vinto 2-1 contro il Cosenza. Sì, godo fessa ancora, godo fessa ancora. Iscrivetevi al canale, ragazzi, se non l'avete ancora fatto, perché stiamo per arrivare ai 300 iscritti. Maledetti, cliccate quel tasto. Per voi sarà un secondo, per me, ragazzi, è importantissimo che voi premiate quel tasto. Lasciate un bel like. Condividete questo video dappertutto, deve finire, raga, su tutti i social. E detto questo, mamma raga, il demone di Trentino cucina bistecche, bistecche firmate Nicolas Galazzi. Ma poi, che punizione ha fatto Galazzi?